Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, innanzitutto facciamo i complimenti al signor chef, perché ragazzi guardate che figata la nuova skin che ho acquistato questa notte. Per chi ha guardato il video dello shop ha visto l'acquisto in diretta, la shoppatina tattica, il maestro del sushi, veramente fatta benissimo. Non pensavo fosse così bella ragazzi, ma guardate che storia, backpack meraviglioso, il tizio veramente fatto bene, strapulito, ma soprattutto insieme al maestro del sushi, guardate che meraviglia, anche il suo piccone ragazzi, quello con, come si dice, si chiama ascia sfilettante, in poche parole c'hanno il coltello, quello per andare a sfilettare di prepotenza il pescione ragazzi, con un bellissimo piccone con tanto di supporto. Una delle novità ragazzi che è arrivata quest'oggi su Fortnite, oggi cos'è, il 19 agosto credo sia, sì, il 19 agosto ragazzi, ma non è l'unica novità a cui attaccarsi con violenza e prepotenza su Fortnite. Ragazzi, lo sapete anche voi, non è che non lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno come le mucche impazzite. In poche parole, ragazzi, adesso sulla base della torretta di Tomato Town, dove c'è in poche parole il ristorante, da poche ore è riapparso un portale ragazzi. Oh mio Dio, è riapparso un portale esattamente come quelli che ci hanno accompagnato nella End Season 4, quelli che hanno teletrasportato oggetti che adesso sono nella Season 5. Mi ricordo l'ancora, quella praticamente sulla sponda della montagna dove adesso ci sono i pirati, c'è stato lo spawn della carrozza dove c'era l'ex putrido pantano, dove adesso ci sono c'è la parte desertica, solo che ha preso lo chef. Ma è meraviglioso ragazzi, ma è meraviglioso questo chef, non fa nessun rumore strano il piccone, a me piace veramente tanto. Ma ragazzi, adesso andremo a vedere insieme sulla parte alta del ristorante di Tomato, visto che c'è gente che mi scrive sui commenti, Xuder, Tomato Town, come si dice, sono lì che ti devono assolutamente correggere su tutto quello che dice, non sono contenti, sennò andremo proprio qua ragazzi e andremo a vedere il nuovissimo portale che si è aperto. Cosa vi ho detto oggi nel titolo? Vi ho detto ragazzi che succederà qualcosa proprio oggi ragazzi, e dopo che saremo atterrati vi mostrerò un paio di cose che mi fanno assolutamente essere certo di quello che sto per dirvi. Andiamo un attimo sopra innanzitutto a vedere il tetto del ristorante. Mamma mia ragazzi quanta nostalgia nel momento in cui, beh, meraviglioso, col dragone sta da Dio, non ci avevo neanche pensato, il deltaplano fa veramente vomitare, quello del sushi, sentilo, prot, guardalo qua prot. Allora ragazzi, io non voglio dire niente a nessuno, non sono qui a far polemiche, ma siamo davvero sicuri che sulla parte alta di Tomato Town ci sia la nuova testa di pomodoro? Siete sicuri che tornerà davvero la testa di pomodoro, ragazzi? Io sinceramente non ne sarei così sicuro. E perché vi stavo dicendo ragazzi che succederà oggi? Guardate un po', pronti? 3, 2, 1, Tomato, guarda qua ragazzi,
dai, dai, Xuder, già ci porti tutti i giorni a roba fake, porco Giuda, che continua a farci vedere le skin di Salva il Mondo fake e cerchi di spacciarle per Battle Royale. Giuro, non faccio apposta, ragazzi. Se avessi conosciuto di più Salva il Mondo, porca miseria, avrei davvero fatto una cosa, non vi avrei portato determinate skin. Io vi chiedo scudo, ragazzi, erano leak, nessuno voleva vendervi bottiglie per fagiani, assolutamente. Ragazzi, guardate qua, queste sono due righe di codice importantissime, event type, quindi evento. Queste sono state trovate nella stessa cartella dell'evento che ci sarà il 21 agosto alle ore 18 su Fortnite e che è relativo alla crepa nel cielo. Event flag, Battle Royale, Oddity, Tomato Tell, Active Anti, quindi sopra c'è un evento, si riguarda Tomato Tell, Active, quindi data in cui succederà questo evento, 19/8/2018 alle ore 18. È parte del codice, è ufficiale, ragazzi. Succederà qualcosa probabilmente proprio qui dove sono io adesso, ma io, ragazzi, non sono convinto che riappaia il pomodoro, ragazzi. E vi faccio vedere un'altra cosa, vi faccio vedere, guarda qua, sbronk. Allora, ragazzi, questo è in realtà il pomodoro, quindi dice: ah, chiude, come si dice, cosa stai dicendo, non capisco, però la tua skin è bella. No, ragazzi, questa praticamente è come vi sto facendo vedere la testa del pomodoro che è stata ritrovata nei file di gioco. La cosa è strana, ragazzi, è che questa testa di pomodoro è sotto forma di statua. Come mi spiego meglio? Non è proprio la... cioè, i colori, anche se non sono questi, sono molto simili a quelli che sta, quella che state vedendo. Quindi, ragazzi, se noi andiamo a vedere la cartella in cui è stata ritrovata questa testa del pomodoro, che è la testa di Tomato, Content Environment Starts Transylvania Dungeon. Allora, ragazzi, a inizio season 5, addirittura alla fine della season 4, si parlava già di una location chiamata dungeon, che vuol dire prigioni, in poche parole. Il dungeon lo sapete meglio di me che cos'è. La cosa veramente strana è che nella parte delle prigioni, vi faccio vedere l'ultima immagine di oggi che volevo mostrarvi per allacciarmi al discorso, che è questa. Nella parte alta, ragazzi, delle nella parte alta, boh, che cosa stai dicendo, nella cartella relativa al dungeon, ve lo metto qui, ragazzi, come vedete c'è scritto Fortnite Athena Cosmetics loading screen Tomato Head punto asset. Quindi, ragazzi, innanzitutto c'è una nuova schermata di caricamento relativa a Tomato. Non sappiamo di che cosa si parli, ma se andiamo a vedere le ultime tre righe, Transylvania Dungeon Texture Tomato Head punto asset. Quindi, ragazzi, non ha molto senso, secondo me, che riappaia la testa di Tomato dove era prima. Magari è così, siamo tutti contenti che torna il Tomato, io per primo, ma secondo me ci troveremo una bella sorpresa, ragazzi. Io non so che cosa succederà oggi alle 18, spero comunque di essere con voi in live. Vediamo se riesco a fare la... mi sparano. Vediamo se riesco a fare la live. Era anche un po' giusto. Ma anche la missione quotidiana, così, giusto, a sfregio. Spero di essere con voi per farla, o se no comunque lo vedremo dopo, ma qualcosa succederà. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, per aver guardato questo video.
Prot, sblocchiamo il livello 85 del pass battaglia. Mi raccomando raga, super like se vi è piaciuto questo video. Mi raccomando di passare anche nella mia pagina Instagram xuder_youtube e ragazzi, ditemi ovviamente qui sotto come vi sembra la skin del maestro di sushi. Noi ci vediamo in live. Ciao!